Settima corsa, il premio Astimon, 10 al via dopo il ritiro di Brooks Very Nice. E allora al 2 Boato Tor con Gennaro Amitrano, al 3 Brioferma Antonio Improda, al 4 Bella Ciao Giovanni Iodice, al 5 Abracadabra Fi Davide Angeletti, al 6 Boss Crowns Giuseppe De Filippis, al 7 Arundo Debuti Emanuele Pettinari, seconda fila 8 Annabella Antonio Ignardo, 9 Boria delle Selve Cristian Fracassa, al 10 Ares e K Paolo Pietro Poli, all'11 Benur Licche, Antonio Simioli. Quest'ultimo, il favorito della corsa, a 200 metri dallo stacco della macchina. Allineamento che perde Arundo Debuti che si ritrae. Macchina che va allo stacco. La fase iniziale in tre in linea, poi prova ad emergere Bella Ciao che cerca di contenere Boss Crowns, i due che sono in lotta. Dietro c'è Brioferma che ha trovato la posizione alla corda al pari di Boato Tor, mentre per adesso è nelle retrovie, tranquillo Benur Licche. Intanto, dopo 350 metri di sfila, Boss Crowns passa in 28 e mezzo per i primi 400 metri. Ma si è tardato Benur Licche, che deve aver avuto qualche contrasto nelle retrovie. E così davanti Boss Crowns arriva ai 600 di corsa in 44 e mezzo. A precedere sempre Bella Ciao, poi ancora Brioferma. Quindi più indietro gli altri capeggiati da Boria delle Selve. 800 in 1 minuto e 9 decimi. Con adesso il tentativo per linee esterne anche di Ares e K. Intanto la risalita di Benur Licche, che a questo punto va in terza corsia al chilometro passato in 1:15,8. C'è la progressione di Bella Ciao che liquida Boss Crowns che ha già dato il meglio, e allora l'anticipo invece da parte di Brioferma su Benur Licche che rimane in terza corsia. Quando siamo alla fase terminale della piegata, qualche problemino in curva per Antonio Simeoli, così se la dà a gambe il numero 4 di Bella Ciao, inseguito da Brioferma che cerca di ricucire negli ultimi 150 di corsa, poi gli altri con il ritorno di Benur Licche che evidentemente va meglio sulle dritte, ma intanto davanti Bella Ciao se n'è andata dalla compagnia e viene a concludere nei confronti di Brioferma, mentre al terzo posto emerge probabilmente Arundo Debuti, ma dobbiamo attendere anche qui il responso del giudice di arrivo. 1:59,3 sul cronometro per Bella Ciao e Giovanni Iodice che hanno giocato di anticipo liquidando Boss Crowns quando quest'ultimo aveva speso il meglio nel percorso di testa, e nel finale hanno mantenuto ampio margine di vantaggio nei confronti di Brioferma. Vedete la soddisfazione di Giovanni Iodice per il successo di Bella Ciao, Luigi Flagello al training, colori sono il signor Giuseppe Catogno, al secondo posto Brioferma, al terzo Arundo Debuti, quindi 4-3-7 l'ordine di arrivo provvisorio di questa corsa, 59-3 il tempo totale, media al chilometro, che dovrebbe essere intorno all'1:14-2:14-3.